Guarda, quest'anno è stata un'annata veramente eccezionale, intanto perché abbiamo un'area del Piemonte veramente molto molto bella, un afflusso importante di persone e poi abbiamo avuto la visita del Presidente Mattarella, per cui grande grande emozione, una persona veramente molto molto gentile, infatti è venuto a salutarci, grande professionalità, ci è stato detto, per cui insomma è stato veramente emozionante comunque. Così Giuseppe Raineri raccontava l'emozione dell'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita al padiglione piemontese durante lo scorso Vinitaly. Una bella occasione quella per la regione e per la sua seconda famiglia, quella delegazione dell'Associazione Italiana Sommelier di Alessandria Acquiterme, che oggi piange la sua improvvisa scomparsa, come piangono increduli tutti coloro che l'hanno conosciuta. Guarda, noi siamo sì, sicuramente una piccola delegazione in una zona un pochino particolare, meno conosciuta rispetto alla grande zona che può essere la Langa, Barolo, Barbaresco e cose varie, però diciamo che nel nostro piccolo noi riusciamo intanto a fare un buon lavoro proprio anche con i nostri corsi, le nostre delegazioni, le nostre degustazioni al di fuori dei corsi, dove cerchiamo comunque nel nostro piccolo di insegnare a chi si avvicina a questi corsi tutto quello che c'è dietro comunque un bicchiere di vino, dietro una bottiglia di vino, un lavoro, una storia, un territorio e un grande lavoro dei produttori. La delegazione alessandrina sotto la sua guida è diventata un fiore all'occhiello dell'Italia nord-occidentale, vera cerniera tra Piemonte e Liguria. L'enoteca regionale di Acquiterme era il suo luogo di vita prima che di lavoro, dove accogliere amici e conoscenti, esperti e curiosi e iniziarli al calice del territorio. Che fosse un rosso del Monferrato, un bianco di Gavi, un dolcetto di Ovada, Giuse aveva sempre quella disponibilità espressa in un eterno sorriso accogliente. Questa è proprio una serata di quelle importanti, comunque un po' caotiche, perché come ogni prima giornata di corso, di scuola, si ammassano, devono ritirare queste valigette, i libri e cose varie. Però è veramente un piacere vedere tante persone, anche abbastanza giovani, che si avvicinano ai nostri corsi a questa grande cultura del vino, sia poi che lo facciano per lavoro, ma anche soltanto per passione. I corsi seguiti sempre con scrupolo assieme al suo gruppo di lavoro, gli eventi, la soddisfazione per quel premio ritirato assieme alla responsabile per i progetti sociali di AIS, Manuela Corneli, proprio a Gavi. E poi i diplomi, le degustazioni, gli eventi nazionali, l'ultimo la Guida Vite lo scorso 29 ottobre e i mille momenti che hanno scandito la vita di una vera signora dell'AIS. Il presidente Antonello Maietta, il responsabile della didattica Mauro Carosso e il presidente di AIS Piemonte Fabio Gallo si sono stretti attorno alla famiglia di Giuse, ai suoi cari e ai suoi ragazzi, quelli con il testamento. Mentre diciamo che ci mancherai, ancora non riusciamo a credere che tu non ci sia più. Ciao Giuse. Siamo belli vivaci, belli focosi e pronti a combattere.